Se sei molto interessato in un certo sport come il calcio o il basket, non risulterà poi così difficile sviluppare un talento e diventare un ottimo giocatore. Ma lo stesso non si può dire su questo test, che vedremo tra poco, che dipende solo ed esclusivamente dal nostro DNA. Ovviamente sotto nei commenti fatemi sapere se siete in grado di fare almeno una fra queste 5 cose. Questa è un'abilità che non molte persone possiedono, infatti io per esempio non sono capace, però alcuni di voi forse sì. Comunque questa caratteristica consiste nel toccare con la lingua la parte alta della bocca e far uscire in questo modo uno schizzo di saliva. È molto simile a quanto accade per esempio in un cobra sputatore, che con una tecnica un pochino diversa è in grado di schizzare del veleno. Ma torniamo per il momento a noi. Dovete sapere che questo comunque accade perché sotto la nostra lingua c'è una ghiandola salivare che produce per appunto la saliva, però solo in pochi riescono a controllarla. Sicuramente chi è in grado di farlo potrebbe anche divertirsi facendo degli scherzetti ai propri amici, certo che però sarebbe un pochino disgustoso. Adesso prova a piegare il dito medio tenendo le altre dita dritte e in questa posizione, poi prova a sollevare ognuna di esse individualmente. La maggior parte di voi si accorgerà che non riuscirà in alcun modo a sollevare l'anulare. Questo accade perché ogni dito ha un proprio tendine. Solo il dito medio e quello anulare non ce l'hanno. Tuttavia fra di voi si nascondono delle persone speciali che nonostante il tutto riescono a farlo. Per iniziare questo test dovete stendere la vostra mano e cercare di toccare il vostro braccio con il pollice. Se ce la fai, sappi che sei speciale, perché solo una piccola percentuale di noi è in grado di farlo. Però ci sono anche altre posizioni, che sono molto più difficili da eseguire. Difatti solo chi soffre di ipermobilità è capace di compiere tali mosse. Infatti queste persone sono dotate di una particolare struttura ossea e muscolare. Alcune persone rispetto ad altre hanno molta più mobilità nelle proprie mani e nelle proprie dita. In questo piccolo test potrai capire se sei nella media oppure se hai qualche caratteristica in più rispetto agli altri. Ora provate a mettere le mani in questo modo, come se voleste pregare. Quindi a questo punto abbassate i due medi e poi cercate di allontanare i due indici, però senza muovere le altre dita. Per alcuni arrivare in questa posizione risulta una vera impresa, mentre per altri è un gioco da ragazzi. E voi siete stati in grado di farlo? Per me personalmente non è stato poi così difficile da fare, ma sono comunque curioso di sapere se anche voi siete riusciti a farlo. Questo trucchetto è un'altra di quelle cose che solo in pochissimi sanno fare. Io ovviamente non sono capace, però almeno spero che voi siate un pochino più fortunati di me. Beh, in realtà non c'è molto da dire. Quello che dovete fare è incrociare le quattro dita in questo modo. Se ce la farete quasi istantaneamente, senza l'utilizzo dell'altra mano, allora sappiate che siete speciali. Altrimenti c'è poco da fare. Se non ce la fate, state attenti ragazzi a non sforzarvi troppo, perché potreste causare qualche danno ai vostri tendini. Quindi mi raccomando, fate sempre attenzione.